Il 2022 è stato un anno molto difficile per Fedez e sua moglie Chiara Ferragni. Il resoconto pubblicato da Fedez sui social commuove i fan. Fedez e Chiara lo scorso Capodanno si trovavano a casa con le mascherine insieme ai loro bambini. Scoprirono di avere il Covid ad un passo dal fantastico veglione che avevano organizzato. I due si sono isolati e hanno vissuto con le mascherine tutto il tempo per non far positivizzare anche i loro bambini che per fortuna non hanno contratto il virus. Chiara è stata la prima a negativizzarsi mentre per Federico sono stati necessari ulteriori giorni prima di tornare a vivere la vita di sempre con la sua famiglia. Da quel momento scomparve per un po dai social. Forse è stato proprio la positività al virus a far sì che la coppia si sottoponesse a diversi controlli e Federico ha scoperto di avere un tumore al pancreas. La storia in cui annunciava che si sarebbe dovuto operare d'urgenza, proprio nel giorno del primo compleanno della figlia Vittoria, ha commosso tutti. Fedez in quel momento non era il famosissimo rapper e marito di Chiara Ferragni. Ma tutti l'hanno visto con gli occhi di un padre spaventato e preoccupato di non poter veder crescere i suoi figli. Il toccante reel di Fedez spiazza i fan. Ecco il resoconto del suo 2022. Se Federico, per ovvie ragioni, si è allontanato sui social. Ad informarci sulla sua operazione e soprattutto a chiedere tantissime energie positive è stata la moglie Chiara che non l'ha lasciato neanche per un secondo. La donna si è divisa tra la casa, il lavoro, la gestione dei bambini e il marito in ospedale. Fedez nel Reel che pubblica mostra come primo frame di questo 2022 suo figlio che gli fa un regalino. La commozione è troppa tanto che scoppia a piangere. Forse perché già sapeva che si sarebbe dovuto sottoporre ad un intervento. Segue poi un video rubato dalle telecamere di sorveglianza della casa. Fedez scoppia in lacrime e Chiara e l'amico Luis Sal corrono subito a rincuorarlo. Un 2022 che però, contro ogni aspettativa, si trasforma in un anno fantastico. Subito dopo l'operazione, Federico fa di tutto per rimettersi in sesto quanto prima. Chiarisce con il suo amico Ilunga Ax e insieme organizzano il concerto Love Me. Tre mesi fa credevo non non avere le forze fisiche per essere qui sul palco e sostenere un concerto di un'ora, disse Fedez su quel palco ringraziando la moglie e i dottori per avergli salvato la vita.